Mi sento male proprio nel senso che mi sento svenire e non soltanto per il dolore in tutto il corpo, ma per la rabbia, per l'umiliazione, per lo schifo, per le mille sputate che mi sono prese nel cervello, per quello che mi sento uscire. La potenza comunicativa del monologo di Franca Rame racconta lo stupro subito il 9 marzo 1973 a Milano. Fu una violenza perpetrata da un gruppo di neofascisti per zittirla, per punirne l'attività politica e l'impegno femminista. 28 maggio 2013 è il giorno del funerale della giovane Fabiana Luzzi, assassinata con crudeltà dal fidanzato. È l'ennesima vittima della violenza di genere. Nomi e volti ricordati a Bari e in altre città del paese nel corso del flash mob lanciato dai social network da un gruppo di donne auto-organizzate per condividere dolore e rabbia. Tutte avevamo l'unico pensiero, uno stesso pensiero, di sdegno, di rabbia, di dolore, di vergogna per l'ultimo caso efferato, inspiegabile, terribile di femminicidio. E abbiamo pensato, perché rimanere da sole, ognuna a casa propria, chiuse, e non cercare di dare un segnale forte. Ma anche la gioia e la determinazione di lottare unite, al di là dei generi, fuori dallo spazio vittimistico in cui spesso i tutori del discorso pubblico vorrebbero relegarle. Noi non staremo telecomandati in poltrona, ma i nostri occhi saranno ben spalancati e le nostre orecchie tese, scenderemo giù in strada. Tutte le volte noi urleremo a testa alta, a passo svelto e a squarciagola, omicidio di Stato. Siate preparate, perché noi tutte non ci fermeremo. In piazza, per creare un nuovo protagonismo sociale, fondato sull'autodeterminazione delle donne, a cominciare dall'indipendenza economica. Le leggi che riguardano il lavoro, la discriminazione sul lavoro, le leggi che riguardano la tutela dei diritti di tutti, sul matrimonio, sull'adozione. Queste secondo me sono leggi che potrebbero aiutare a indirizzare lo Stato, gli Stati, in una certa direzione. In strada, per denunciare la necessità di prevenire la violenza contro le donne, grazie all'intervento precoce sulle radici culturali che la producono, in famiglia, nella scuola pubblica, nel gruppo dei pari. Un certo tipo di violenza nasce da una carenza di contenuti, da uno svuotamento culturale che oramai è capillarmente diffuso ovunque. Ecco, quindi noi sui bambini dare una nuova prospettiva, mostrargli un'altra strada, questo possiamo farlo ancora, possiamo sperare che i nostri figli crescano diversi. A partire dall'educazione contro gli stereotipi, dal linguaggio in cui si specchia l'immaginario diffuso, dalle politiche sociali che quell'immaginario fomentano, imponendo alle donne, specie semigranti, le funzioni di cura. Viviamo in una società maschilista, patriarcale, sessista, è tutto il nostro vissuto intriso di questi stereotipi. Quindi è difficile per un ragazzo di oggi, diciamo, dissociarsi da questi stereotipi e da questa visione della società quando viene continuamente bombardato da modelli patriarcali, negativi e lesivi della dignità femminile. Ora basta! Intanto, lo stesso giorno, la Camera dei Deputati ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne, all'unanimità. Sarà la sua traduzione in provvedimenti legislativi a far emergere il distinguo.